Se uno di voi, non so, compra, un panino in un bar e non lo paga, rimarrà debito del barista. Il barista dovrà fargli, se ritiene di fargli, una citazione per aprire un processo civile nel quale chiederà al giovane che ha comprato il panino senza pagarlo la somma che gli è dovuta. E questo è un processo civile che è di iniziativa della parte. Chi ha un incidente stradale e vuole chiedere il risarcimento dei danni deve avviare un processo civile, perché il processo civile è un processo che si svolge tra le parti, cioè uno chiede e l'altro chiamato a rispondere, poi potrà avere torto o ragione, ma è la controparte. Ecco, questo meccanismo che vale per il processo civile non vale per il processo penale. Il processo penale è di ufficio, quindi è il pubblico ministero che inizia il processo, che fa le indagini e poi conclude in un certo modo. È chiaro che le persone private, i cittadini, possono intervenire in questo processo, ma interverranno sempre in un procedimento aperto da altri, perché l'apertura, l'inizio dell'attività, non può che essere, come si ordina, ad opera del pubblico.